normalmente per studiare con queste persone bisognerebbe viaggiare. Noi facciamo in modo, cerchiamo di fare in modo che ovviamente che il mondo venga qui ad Ancona, e quindi abbiamo insegnanti che vengono dagli Stati Uniti, da New York, da Los Angeles, abbiamo collaborazioni con grossi centri sia americani che europei, appunto la Folkman come quella di Giorgia che è oggi qui, Giorgia Maddama che insegna proprio lì, che è una grandissima istituzione in Europa per la danza contemporanea. Credo che scoprire la passione sia la cosa più vitale, e la danza per me, come per tanti altri, è una passione, quindi è motivo di vita, è un motivo di espressione, è un motivo è motivo di vita, di vivere. Se la passione è il carburante, il motore è fatto di movimenti del corpo, talmente armonici da fare dell'involucro esterno forma e sostanza. È la danza bellezza sulla falsariga di una celebre frase di un film. Radicamento locale e attitudine internazionale per la Luna Dance Center, scuola attiva da più di 30 anni, ora negli spazi recuperati del centro polifunzionale Panettone di Ancona. 5 sale area esterna per le attività che spaziano dal micro al macro secondo le attitudini, i livelli e l'età. Accanto ai corsi più tradizionali, classica, moderna e contemporanea, hip hop e break dance, corsi per disabili e full time per chi volesse fare del danzare un mestiere. Crediamo nella danza come forma di espressione artistica innanzitutto, ma anche come occasione di aggregazione, occasione di comunicazione, occasione di crescita, di arricchimento anche fisico, per un'educazione del corpo e un arricchimento spirituale. Si parte dalla danza per creare dunque comunità. Noi cerchiamo di dare proprio quell'input iniziale con cui è nato l'hip hop, quindi l'unità, lo stare insieme, il divertimento, imparare un'arte e ballare naturalmente, quindi un po' tutto, ma perché non ci occupiamo solo di danza, ma anche di cultura generale per quello che riguarda la black music. Poi progetti con le scuole, Rinaldini e Podesti di Ancona, lezioni di storia della danza, perché più che la perfettibile perfezione del movimento, contano equilibrio e intenzione. Ma non parte da un presupposto di doti fisiche così estreme come è richiesto nel classico. C'è una danza che si può fare, si può attuare a partire dal proprio corpo, quindi dalle proprie doti fisiche, e quindi è più aperta sicuramente, ha un range diverso sia da un punto di vista di età che da un punto di vista fisico. Al di là della tecnica di movimento, quello che viene fuori è la personalità attraverso il movimento, attraverso la tecnica, e quindi è una tecnica che emoziona. Le collaborazioni oltreoceano negli Stati Uniti, Los Angeles, Ledge Dance Center, Florida, Virginia e New York con il Dance Theater USA, nella Grande Mela anche altre collaborazioni, il Broadway Dance Center, l'Alvin Ailey School, Perry Dance, Geoffrey Ballet School e The Muse, un rapporto molto stretto. A New York, principalmente, dove siamo stati più volte, sia con il nostro collettivo Luna Dance Theater, coreografato da Simona Ficosecco, che si è esibito diverse volte sia a Manhattan che a Brooklyn, e a volte siamo stati anche per diverse borse di studio che abbiamo consegnato a studenti che vengono qui, a marchigiani che sono venuti insieme a noi a New York e hanno vissuto la città. Ancona centro di attrazione dei grandi nomi della danza, da quella moderna e contemporanea a quella da strada, l'hip hop appunto. Abbiamo cercato di portare proprio l'essenza dell'hip hop qui alla Luna, quindi con i Rocksteady Crew, Mr. Wiggles, Crazy Legs, Mr. Freeze, Ken Swift ultimamente, Loose Joint, che è un'altra leggenda che era nel film Beat Street, uno dei primi film di breakdance degli anni 80, e cerchiamo di portarli qui e far capire ai ragazzi, specialmente alle nuove generazioni che ultimamente sono un po' perse, perché loro hanno iniziato, perché sono cresciuti e perché esiste l'hip hop. In programma diverse iniziative, a partire dal Galà alla Mole Vanvitelliana con insegnanti dagli Stati Uniti, fino alla performance urbana con gli eredi del centro tedesco di Pina Bausch, fino al campus dal 27 giugno al 9 luglio 2016 e il festival. Avremo gruppi di studenti quest'anno nel nostro campus del Conero Dance Festival a luglio, provenienti dagli Stati Uniti, da Panama, dalla Scozia,
Normalmente ne abbiamo avuti anche dall'Argentina e vengono sempre anche dalla Germania, dalla Francia, dall'Inghilterra. Quindi insomma è questo, ma quello a cui teniamo soprattutto appunto è portare valore qui. E quindi crediamo anche moltissimo alle collaborazioni che stanno sempre più crescendo anche e soprattutto con quelle realtà locali. Per informazioni www.lalunadancecenter.com